Hi, my name is Marianna. I'm the owner of a little winery in Gioia del Colle. We are here near my vineyard. We are 400 meters above the sea level. And the characteristic of this particular territory is the fact that we are far from the sea, 40 kilometers from the Ionian Sea on the south and 40 from the Adriatic Sea on the north. So we are in the heart of Murgia, that is a territory here in Puglia, not a very famous, but very, very mysterious. Mm. We produce Primitivo grapes, mm-hmm. From which we make Primitivo wine. Primitivo is the same DNA, has the same DNA of the Californian Zinfandel. Mm. The Primitivo comes from Dalmatia. And it was bring here by people that come from that region in the past, and after different centuries, a monk in Gioia del Colle called Francesco Indelicati so a little plants of grapes that grow up more quickly than the other, and so for this reason he called them Primitivo, that comes before, because the maturation of Primitivo comes before other kind of grapes. Prima meaning before, yes. And in dialect it was called Primatich, or Primitivo. Okay, is the same, or Zagarese. Okay. Because it comes from Zagabria, but in at the beginning of 19th century, there was a person called Paolo Cassano that started to produce a brandy that was very famous in that period, because it won an award very important, the gold medal of the Paris Exposition. But after the Filacera problems and something with tax that was put on alcoholics, his business stopped. After this, Primitivo was used to make vermouth. For example, Mr. Carpano from the famous alcoholic producer, if I well remember, from Piedmont, bought grapes to make vermouth from Gioia del Colle. From 1982-1989, some producer, little producer of wine in Gioia del Colle, Plantamura e Fatalone, start to bottle Primitivo, and they produce a little quantity of this kind of wine coming from Gioia del Colle. But the exploit of Primitivo in general, because Primitivo in the past year was identified with a wine that was used to make other great wines. So it was used to cut the most important grapes of other territory to give more power. Which other territories? Tell us. Okay. Or what you've heard. Tuscany, Veneto, mm-hmm. Sometimes also French. Yes. The name, our name is Pietra Ventosa. Hey, tell us about the name. Windy Rock. Because we have rocks, lot of rocks. Very rich of carbonate. You can see here the section, for example. You see that the stone in the middle is very light. Mm-hmm.
So this is the presence of carbonate. But this red part, you can see this red part? Iron. Yes. Are made, due to the presence of iron minerals. Mm-hmm. You can say that, it's true. Yes, it's been published in a few other... Brava. You're not the first one. Io ho conosciuto mio marito nel 1998, sono molto veloce, stringata. All'epoca io lavoravo per un'azienda di salotti che sta qua vicino. Mio marito, invece di Bari, si era laureato da poco in ingegneria meccanica e aveva iniziato a lavorare per un'azienda di Adelphia che produce macchine enologiche. Dobbiamo dare un'opportunità a nostro figlio. No, un'opportunità per il suo futuro, qualcosa che abbia a che fare con la terra. Perché stati pur certa che da qui a 20 anni la terra diventerà la cosa più essenziale. È bene che noi torniamo alla terra e non che continuiamo a consumare e basta. Dobbiamo produrre qualche cosa. Che facciamo? Che non facciamo? Ci siamo comprati questo terreno qui. Questo terreno qui di 5 ettari e 40. E poi piano piano tra il 2003 e il 2006, un ettaro per volta, abbiamo impiantato il nostro vigneto. Allegoria, primo vino rosso. Doc Gioia del Colle primitivo non fa legno ma solo acciaio. Si chiama allegoria perché? Perché per me è la foto del nostro territorio. È esattamente la versione in liquido di quello che è il nostro suolo, di questo che è il nostro territorio, di quello che è la nostra zona. L'allegoria è una figura retorica della poesia greca ed è formata da due parti, aleios e goros, è l'anima di questo suolo. Vedere dall'etichetta è un bene e male, bianco e nero, ossimoro per l'appunto. Oxis, acuto, moros, ottuso, sempre figure retoriche per due vitigni importanti, il primitivo e l'aglianico. L'aglianico che diciamo ha la sua patria naturale in quel del Vulture e in quello della Campania, quindi abbiamo due vitigni molto importanti, cioè o meglio due vini molto importanti, il Taburno e l'aglianico del Vulture. Però anche qui in Puglia l'aglianico è presente, è comunque un vitigno, oltretutto noi siamo praticamente a 30 km da Matera, siamo più nell'entroterra che nella Puglia ridente, spiaggera. E l'aglianico e il primitivo sono due vitigni che sono agli antipodi, perché il primitivo è precoce nella raccolta, è morbido, è meno tannico, diciamo che il tannino del primitivo è un tannino molto leggero, non è un tannino bello, possente, e per questa ragione in passato si pensava che il primitivo non avesse una lunga longevità, proprio per l'assenza, o meglio la scarsa presenza di tannino. L'aglianico invece è forte, deciso, ha bisogno già di per sé di avere anni di affinamento per poter essere ben degustato, perché sennò altrimenti il tannino sarebbe troppo ruvido, non ben assimilabile. Noi li abbiamo messi insieme nella bottiglia, chiaramente la percentuale di primitivo supera quella dell'aglianico, perché sennò altrimenti l'aglianico avrebbe completamente sommerso il primitivo. Li facciamo fare un po' di affinamento in legno, perché comunque l'aglianico ha bisogno un attimo di arrotondarsi per poter stare bene in armonia con il primitivo.